Ma si può in soli 4 minuti far vedere tutto quello che abbiamo fatto in questo tempo? Ma non lo so. Noi siamo qui su una montagna a 700 metri d'altezza, dove ci sono ripetitori, dove vengono irradiati migliaia, decine di migliaia di centinaia di migliaia di megahertz per i vostri segnali televisivi. Sono Daniele Croce, andremo a rompere le scatole a tutti. Ciao! Fiatone, siamo sempre di corsa, vedete, siamo a maniche corte nonostante non faccia molto caldo. Alla nostra sinistra, alla vostra destra, dall'altra parte dello schermo, c'è Marina Rei, una giovanissima come noi, come tutti quelli che seguono Magazine. Immagino, tu hai 22 anni, mi sembra. No, 26. 26, ma giovanissimo uguale. Però cioè, dimmi che ne dimostro 22, ne 23. Ne dimostri 21. Oh, alla grande! Non può entrare. Dimmi, che vuoi? Niente. No, non riprendermi oggi. Infatti lo sto riprendendo, vero? Non sta riprendendo. Abbiamo anche Roma qui. È di Roma, io lo so, me la ricordo, l'ho conosciuta, l'ho incontrata. Buongiorno. Allora, anche voi qui a Natale, per il Natale? Eccoci qui, ci mettiamo davanti, le blocchiamo! La nostra telecamera arriva dove non può arrivare. È una lotta questa! Si è fatta male, no, basta. Ok, facciamo una cosa seria. Buongiorno, ma no, ma come? Abbiamo Roma! L'Olgiata, addirittura abita all'Olgiata, ragazzi! Campo di golf, hai giocato a golf oggi? Addirittura in un campo di golf! Dai, ma oggi è Natale, sei più buona! Fatti vedere perlomeno la nostra telecamera! Cazzo, non ce la faccio più! Buongiorno! Allora, siamo qui per il Natale, voi invece vivete in un altro posto. Perché? Perché passare il Natale a Castellammare e non a Roma? Mi vedi? Ci sono? Domanda, ti chiami? Lidia. Allora, sempre Lidia, ti chiami e quindi non hai cambiato nome, è da quando sei nata che ti chiamano tutti così, anche gli amici. Se tu avessi la possibilità di partecipare ad una trasmissione televisiva, ad un talk show, cosa diresti? Beh, parlerei della... no, cercherei di spiegare, di smetterla di parlare con moralismi, con falsità, di parlare delle cose seriamente, direttamente, senza ipocrisie. Che cosa? Se lei avesse la possibilità di andare in televisione, canale 5, Maurizio Costanzo Show, microfono, lei cosa direbbe? Rimarrei imbalato, non lo so. Imbalato come adesso, diciamo, più o meno. Qualche ragazzo, perché io lo dico? Da voi, lui, ce l'hai un microfono? Sì, prendilo, dimmi, veloce. Io in qualità di giovane mi sento subito ferito per quello che perché dici, perché sinceramente io ho 23 anni e sentirmi definito da te un facente parte della gioventù sprecata, come hai detto poc'anzi, o Nutella, eccetera, veramente mi ferisce. Sì, ma contro io vorrei, sì, infatti vorrei subito attaccarti e dire che non è così. Un aggettivo, un sostantivo sulla televisione. Bombarda i giovani. Cincia Lì, salve. Un pensiero sulla televisione. Io non parlo. Siamo della televisione italiana. Italiano non buono. Parlate italiano? Parlare italiano. Non parlare italiano. La sì. Televisione giapponese com'è? Sì. Buona? Non sappiamo niente. E quella italiana? Com'è la televisione italiana? La guardate? Avete mai guardato la televisione italiana? No. Mai? Quindi quante televisioni avete in casa? How much television do you have in your house? Non capisco. Come, in inglese? Non capisci l'inglese? No. Cosa ne pensi della TV spazzatura? Sentito parlare di TV spazzatura? No. Ma hai sentito parlare di TV spazzatura? No. Ma hai sentito parlare di TV? No. Hai mai visto una scatola quadrata che emette delle immagini e dei suoni? No. Perché lui è un grande amico, perché sono piccolo ma grande. Cosa pensi di me, per esempio, se adesso tu mi guardi? Vediamo cosa in realtà quello che penserebbe secondo la massa. Secondo me non dovresti fare televisione. Buonasera, amici di Fans Club. Vorrei sapere chi è Patti e chi è Susi. Chi è Susi, chi è Patti? Non l'ho ancora capito. Magazine Fans Club, Daniele Croce, abbiamo pochissimi secondi. Caramba, che sorpresa, in un momento in cui le sorprese vanno tanto di moda. Siamo all'interno di un'abitazione a Gragnano, in provincia di Napoli. Loro non sanno della nostra venuta. E quindi saluto. Buonasera. Buonasera. Sta
salve ancora una volta, sono Daniele, ancora una volta grazie per la linea a Patti, a Susi, un saluto a tutti gli amici di Super 3 di Magazine. Siamo qui sempre a Napoli, al centro di Napoli, ecco così forse si vede meglio, all'interno di un fans club napoletano di Samuele Bersani. Buonasera, dov'è la presidentessa? Eccola qui. Cosa state guardando in televisione? Sicuramente un video del mitico Bersani, no? Ah ecco, dacci qualche numero su Bersani. Allora, posso dire che pesa 63 kg, è alto 1,73, è nato a Cattolica, vive a Bologna e... Bologna, sciorbole poi? Oddio. Salve, sono Croce, ti ricordi di me? Sanremo 1996, grazie per essere arrivato alla fine di questo altro. Ci vediamo, ciao. La 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 la